l'indipendenza e la sovranità in onda. Dobbiamo marciare all'ombo. Buongiorno a tutti. Ci sono giorni nella storia la cui importanza non è percepita da coloro che ne prendono parte o che loro assistano. Pensiamo per esempio al 14 luglio del 1789, quando il popolo francese, conscio del suo inalienabile e naturale diritto ad essere sovrano, assalta e distrugge l'odiata Bastiglia, che era il simbolo dell'oppressione della tirannia assolutista. Quella stessa sera, con le macerie ancora fumanti, il re Luigi XVI, il tiranno, dopo le sue, sue nobili attività, è tornato alla sua dimora e nel suo diario ha puntato: oggi non è successo niente. Si sarebbe reso conto da lì a pochi giorni, da lì a poco tempo, cosa era successo quel giorno. Oggi, mentre noi siamo qua in questa piazza, ci sono altri tiranni che non sono più re di antiche dinastie, ma sono banchieri, sono usurai, sono grandi capitalisti, sono speculatori. Anche loro, quando torneranno a casa loro, diranno: oggi non è successo niente. Ebbene, io vi dico che questa gente qua presto si accorgerà cosa è successo oggi. Perché il popolo si sta svegliando, il popolo si sta destando e otterrà la sua vittoria contro questo regime. La nostra forza è più grande della loro, perché la nostra forza si basa sull'unità. Loro, egoisti, sono tutti contro tutti. Loro, con la loro manta della competizione, sono in una costante guerra di tutti contro tutti. Noi siamo l'opposto di questo. Noi siamo un popolo, noi siamo l'umanità intera che combatterà e distruggerà il loro sistema. E vi chiedo per questo a tutti voi cittadini, vi chiedo di avere fede in quella che è la potenza del popolo, in quella che è la virtù del popolo che gli consente di vincere contro ogni oppressore. Compagni cittadini, io vi dico che quando tornerete a casa da questa manifestazione non dovete sentirvi smobilitati. Ci denotano! Deve essere Renzi che li promette. Quante volte tornerete a casa questa sera alla conclusione di questo corteo che è stato assolutamente un successo, perché guardatevi intorno, abbiamo riempito la piazza, l'abbiamo riempita grazie agli sforzi di tutti i coperatori, di tutti i cittadini. Io vi dico quindi, Madonna, c'è una persona.